Salve a tutti, sono contento di poter fare questo video. Mi avete richiesto in due persone, cioè in più persone, degli esercizi di logica di carattere problem solving. Quindi, in questo caso, farò una lezione più specifica per il concorso docenti ordinari. Quindi concorso 2020-2021, quiz di logica e problem solving. Scusate se sentite la digitazione, è che sono in diretta live e quindi sto scrivendo in questo istante. Allora, il quiz dice questo: un appartamento è costituito da cucina, soggiorno, due camere, bagno e corridoio, punto, il bagno, virgola, come il corridoio, virgola, misura 5 metri quadrati, punto e virgola. Le camere occupano la metà dell'appartamento, punto e virgola. La cucina, cucina, soggiorno, ha estensione pari a quella del bagno, insieme alla metà di quella totale delle camere. Punto. Di quanti metri quadrati è l'appartamento? Ci sono 5 risposte: A 65, B 55, mettiamoci maiuscola a questo punto, tanto me lo corregge lui, 75, D 60 e 70. Bene. Questo è quello che mi avete mandato e che ho con cura ricopiato. Ne approfitto, prima di entrare nel vivo della lezione, per ringraziarvi, insomma, per i commenti che mi lasciate, alcuni dei quali sono veramente molto belli. Addirittura c'è un collega che mi ha scritto una sorta di poesia, per me è stato veramente bello leggerla. Al tempo stesso vi chiedo di condividere, se li trovate utili, questi materiali con i vostri colleghi, perché molti non mi scrivono che non, magari che non sapevano l'esistenza di questo canale. Addirittura altri mi hanno scritto che hanno comprato a pagamento dei pacchetti o dei corsi e non si sono trovati bene, o almeno qui si stanno trovando meglio. Allora, l'unica cosa che vi chiedo in cambio, almeno a quelle persone che ci tengono che io possa continuare a pubblicare video, è far salire, insomma, le visualizzazioni. Quindi cercate, insomma, di fare il possibile come membri attivi. Perché ovviamente a me fare queste cose richiede parecchio tempo. Allora, adesso andiamo alla soluzione live dell'esercizio, nel quale io, come vi ho detto in tanti altri esercizi, andiamo a fare un'analisi e schematizzazione dei dati. Allora, che ci dice? La superficie, ci chiede la superficie dell'appartamento. S, la superficie è un punto interrogativo, non la conosciamo, mettiamola con la variabile x. Ci dice bagno 5 metri quadrati,
corridoio, altri 5 metri quadrati. Che ci dice bagno come corridoio misura 5 metri quadrati. Benissimo. Camere occupano la metà dell'appartamento. Quindi camere, se l'appartamento è X, la metà sarà un mezzo di X. Cucina soggiorno, rileggiamo la frase, un'estensione pari a quella del bagno, quindi è uguale. Ah, no, sto rileggendo, eh. Astensione pari a quella del bagno, insieme quindi più, quindi 5, più 5 metri quadrati ovviamente, eh. Alla metà di quella totale, un mezzo x, la metà di quella totale delle camere, ma le camere erano un mezzo x, quindi non un mezzo x, ma un mezzo di un mezzo di x, quindi un quarto di x, quindi 5 metri più un quarto di x. Adesso, detto questo, andiamo a calcolare la superficie totale S. Quindi sappiamo che bagno e corridoio sono 5 più 5. Le camere sono un mezzo x, cucina soggiorno 5 più un quarto x. 5, 5 e 5 ok. Sappiamo che la superficie è anch'essa x. Benissimo. A questo punto forse conviene fare il minimo comune multiplo, cioè moltiplicare tutto per 4, così ci eliminiamo i denominatori e ottengo un'equazione per la seconda legge, insomma, dell'equivalenza. Ottengo un'equazione equivalente. Quindi questo è il primo membro, tutto questo è il secondo membro, moltipliamo ogni elemento per 4, quindi x diventerà 4x. 5, 5, 5 diventano 20, 20, 20, più 20, più 20, più 20. Un mezzo per 4 è 2x, un quarto per 4 è proprio x. Benissimo, portiamo la x, queste 2x al primo membro, quindi cambiamo di segno, 2x diventa meno 2x meno x uguale 60. Da cui segue 4x meno 2x meno x è x uguale 60 metri quadrati. Questa è la soluzione e la risposta corretta è la D. Io vi ringrazio, iscrivetevi al canale, fatemi altre richieste, sono contento insomma di poter risolvere con voi in live l'esercizio. Ovviamente impiego sempre qualche minuto in più perché lo scrivo all'inizio, lo discuto con voi, faccio tutti i calcoli anche un po' più lentamente, così prendete dimestichezza per affrontare al meglio ogni tipo di esercizio, in questo caso anche relativo al problem solving. Un caro saluto da Francesco Samani.